Durante la 52esima edizione del congresso EASL in corso ad Amsterdam sono state presentate anche le nuove linee guida per i pazienti con epatite B. Abbiamo approfondito questo argomento con il professor Pietro Lampertico, che si è occupato direttamente di queste linee guida. Allora professore, nella giornata di ieri sono state presentate le linee guida, ci sono diverse novità. Innanzitutto partiamo dai criteri, dai pazienti. Cosa c'è di nuovo? Dunque, su queste linee guida abbiamo aggiornato le indicazioni europee del 2012. Uno dei punti importanti è appunto l'allargamento dei trattamenti, di iniziare il trattamento nei pazienti con epatite cronica B. Rispetto al 2012 abbiamo allargato questi criteri tenendo conto di tutti gli studi che in questi 5 anni sono stati pubblicati con i farmaci antivirali di terza generazione di questi anni. Questo è il primo punto importante. Passando invece proprio all'allargamento anche dal punto di vista farmacologico, terapeutico, cosa c'è di nuovo? Beh, anche questo è un altro argomento estremamente nuovo. Per la prima volta una linea guida internazionale introduce la possibilità di utilizzare tra i farmaci di prima linea antivirale e azione antivirale diretta il TAF, con un nuovo farmaco modificato rispetto a uno già precedentemente disponibile, che si chiama TDF o tenofovir, con una serie di vantaggi non tanto dal punto di vista di soppressione virologica ma dal punto di vista di safety sia renale, tubulare, glomerulare, che safety dal punto di vista osseo. E questa è la prima linea guida che introduce questo farmaco come farmaco di prima linea. Ecco, ci sono anche indicazioni per quando interrompere la terapia, cosa ci dite? Questo è un altro dei punti così particolari, nuovi di queste linee guida dell'epatite B. Per la prima volta viene aggiunto un criterio per smettere la terapia con analoghi nei pazienti trattati per anni, sia E positivi che negativi, ma soprattutto nel modello dei pazienti negativi per la prima volta viene prevista la possibilità in pazienti selezionati, senza cirrosi, con un'ottima compliance ai controlli, di smettere il trattamento antivirale con analoghi prima di raggiungere la cura funzionale o l'S negativi, che è sempre stato fino adesso l'unica regola per smettere la terapia. Ecco, e da cosa arriva questa nuova modalità? Ci sono stati degli studi che vi hanno appunto ovviamente sicuramente indirizzato? In questi ultimi anni sono stati prodotti una serie di studi nel mondo asiatico, a livello europeo e anche negli Stati Uniti, che hanno dimostrato come è possibile in un sottogruppo di pazienti E negativi trattati con analoghi smettere la terapia con analogo prima della sovversione S-anti-S, perché in almeno il 50% di questi pazienti senza terapia si mantiene una condizione di portatore inattivo, cioè una condizione caratterizzata sì da una dosabile viremia ma a livelli bassi e senza movimento delle transaminasi. Quindi, pur non essendo ancora una cura funzionale completa, è comunque un recupero parziale del sistema immunitario che è in grado di controllare la viremia senza più farmaco. Ecco, all'interno della linea guida ci sono anche delle sezioni dedicate a pazienti particolari, situazioni più critiche. Quali sono? Sì, la linea guida, come ha già fatto nel 2012, nel 2017 ha affrontato le cosiddette popolazioni speciali, che in realtà rappresentano un importante numero di pazienti. Per esempio abbiamo cambiato le indicazioni nella gestione dei pazienti coinfetti con epatite C che iniziano i trattamenti nuovi con diesi per epatite C per il rischio di una riattivazione dell'epatite B. Abbiamo modificato o suggerito delle modifiche nella gestione dei pazienti trapiantati di fegato. Fino adesso si prevedeva sempre e comunque la combinazione di antivirali e immunoglobuline dopo il trapianto per impedire la recidiva dell'epatite B. Oggi in casi selezionati è possibile sospendere le immunoglobuline e continuare solo con gli antivirali, così come sono anche cambiate indicazioni per esempio nei pazienti immunosoppressi, e quindi la gestione dell'epatite B nei pazienti immunosoppressi o sottomessi o sottoposti a terapia come per esempio la chemioterapia. E infine, professore, questa è la realtà che ci ha illustrato ad oggi. Per il futuro cosa potremmo aspettarci? Anche questo è un altro argomento affrontato nella terza sezione delle linee guida epatite B europee 2017. Ci sono essenzialmente due tipi di novità. Da un lato la novità sulla disponibilità di nuovi biomarcatori che saranno indispensabili per affrontare anche le nuove terapie che verranno disponibili nei prossimi 5 anni. Biomarcatori di tipo virologico al momento non entrano ancora nella pratica clinica, ma sono dei marcatori che potranno diventare estremamente importanti a breve.
La seconda parte, il secondo aspetto importante per quanto riguarda il futuro è i nuovi trattamenti antivirali. C'è una sezione dedicata ai nuovi trattamenti sia per quanto riguarda i pazienti con la sola epatite B, sia un altro argomento estremamente importante nei pazienti con epatite delta ed epatite B. Il futuro è, con speriamo, i farmaci che arriveranno nei prossimi 5 anni, ottenere non solo la soppressione virologica, come facciamo oggi, ma ottenere anche una cura funzionale, che è una nuova definizione della perdita dell'antigene S e quindi una riduzione significativa della quantità di replicazione del virus B nel fegato e anche quindi la possibilità di sospendere nella stragrande maggioranza dei pazienti il trattamento antivirale senza rischio di recidiva. Una curiosità, l'abbinamento epatite B con epatite delta è frequente? Cioè lo vedete in parecchi pazienti? Ci sono circa 20 milioni di pazienti in tutto il mondo con epatite B che hanno anche l'epatite delta, con una prevalenza di coinfezioni diverse in paesi diversi. Nei paesi europei si ritiene che circa il 5% dei pazienti con epatite B abbiano anche l'epatite delta e per questi pazienti che hanno spesso una malattia progressiva e severa, la terapia per l'epatite B non è una terapia sufficiente e oggi purtroppo l'unico farmaco dell'epatite delta è l'interferone, che funziona solo nel 10-20% dei pazienti e non può essere utilizzato nei pazienti con malattie gravi. Quindi questo è veramente un campo della ricerca farmacologica che richiede dei progressi urgenti.